Ah, eccola, non l'avevo vista, scusatemi. La munisco di cuffia. Dovresti guardare la camera che è lì. Ok. Quindi guarda lì. Ti consegno prima di parlare il premio Limone Gioielli. Grazie mille. Grazie a te. Siete venute forse pensavate anche di vincerla facilmente, visto le vicissitudini che ha avuto il Santa Teresa, però nel primo set le ragazze vi hanno messo in difficoltà e l'hanno vinto. Nel secondo hanno lottato ancora, poi nel terzo e nel quarto ovviamente la maggiore esperienza e tecnica che avete messo in campo ha portato la partita verso la vostra vittoria. No, in realtà non siamo venute qui convinte di vincere perché nonostante comunque l'assenza di varie giocatrici comunque, rimane comunque un'ottima squadra. Quindi siamo molto contente della prestazione per i 3 punti, erano molto importanti per il proseguio del nostro campionato. Ricordiamo che voi siete seconde. Sì, siamo sì, seconde in classifica a 3 punti da aprile, non so sinceramente i risultati della No, non giornata, quali anche sono non. stati. Però continuiamo a guardare avanti, partita dopo Anche voi partita. avevate qualche assenza importante nel vostro Sì, organico? noi in realtà già dalla seconda di campionato abbiamo perso il nostro posto, Marianna Desiano, che adesso sta riprendendo a fare allenamento, ha subito purtroppo un gravissimo infortunio, però adesso sta tornando, quindi siamo molto contente e speriamo di recuperarla appunto per il finale della stagione. Grazie Maria, grazie e in bocca al lupo Grazie a per il proseguo voi, della preti e in stagione. bocca al lupo anche a voi. Grazie.